Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi torno dopo un pochino di assenza dovuta purtroppo a problemi di influenza. Infatti, se sentite un po' la voce strana è perché sono ancora leggermente influenzata e torno con una beauty box. Non so se sapete cosa sono le beauty box. Sono delle box che vengono spedite ogni mese e contengono dei prodotti chiaramente legati al mondo beauty, quindi possono essere prodotti di cosmetica o pure trucco, prodotti per i capelli, accessori, ce ne sono di diversi tipi. Io tra tutte le box e ho deciso di abbonarmi alla box di Look Fantastic. Non so se conoscete questo grandissimo rivenditore inglese, ha sede a Manchester ed è un grosso, come dicevo, rivenditore di prodotti cosmetici. Dicevo, io mi sono abbonata a Look Fantastic e sono abbonata da circa un anno. Ecco, vi posso far vedere qui tutte le scatole delle edizioni precedenti. Sono abbonata da circa un anno alla Beauty Box di Look Fantastic e ho pensato che potesse essere un'idea carina far vedere anche a voi queste Beauty Box e farvi capire anche un po' come funziona la Beauty Box di Look Fantastic, che è un po' particolare. Io l'ho scelta proprio perché mi piacciono i prodotti che vengono inseriti generalmente nella Beauty Box, mi permette di provare tanti marchi che io magari non facilmente ho accesso, addirittura non sono neanche in vendita in Italia. In più ha un sistema un po' particolare. Io mi sono informata prima di abbonarmi e trovavo tante beauty box anche carine, anche a un buon prezzo, con dei buoni prodotti dentro. Quello che era il problema della maggior parte delle beauty box che trovavo è che praticamente sottoscrivendo un abbonamento semestrale o annuale o trimestrale, quello che era, si era costretti praticamente a pagare tutto in anticipo per l'intero periodo dell'abbonamento. La beauty box è, diciamo, uno sfizio, una cosa piacevole che noi ci prendiamo. Essere costretti a spendere magari 100-200 euro tutti insieme per una beauty box, sinceramente, secondo me frena un po' tutti. Invece la particolarità di Look Fantastic è che la beauty box viene pagata mese per mese. Si possono sottoscrivere abbonamenti mensili, quindi sì, praticamente si prende solo una box. Si possono prendere e sottoscrivere abbonamenti trimestrali, semestrali o annuali. Quello che è importante però capire è che la Beauty Box si rinnova automaticamente, quindi se uno fa l'abbonamento anche solo per una box si deve ricordare subito di disdire l'abbonamento, perché se no l'abbonamento il mese successivo viene nuovamente rinnovato. La stessa cosa per un 3 o un 6 mesi prima della scadere dell'abbonamento, se non si è intenzionati a proseguire bisogna annullare l'abbonamento, se no quello automaticamente si rinnova per un altro periodo corrispondente. Dire un po' questa cosa. Io sono abbonata con un abbonamento annuale, quindi spendo circa 15,50 euro al mese. Se non ricordo male, sì, sono 15,50 euro che mi vengono addebitate ogni primo del mese quando la box parte. L'abbonamento semestrale costa, mi sembra, 17 euro. L'abbonamento trimestrale, credo qualcosina in più, e la box singola credo che venga intorno ai 20 euro. Comunque ci sono tutti i link e le spiegazioni sul sito, sulla pagina di Look Fantastic. Poi magari vi lascio delle indicazioni qui sotto, se magari non sono stata chiara o altro.
Comunque, dopo tutta questa lunghissima introduzione, vi volevo presentare la box. Questa è la box di questo mese, dicembre, quindi è una box natalizia, infatti è tutta decorata con palline e decorazioni legate al Natale. Allora, arrivano sempre così, ogni box viene chiaramente spedita con un altro involucro di cartone che la protegge. Io ho già eliminato questo cartone e questa invece è la box che resta, diciamo, arriva sempre così, con una scatola. Come vi dicevo, arrivano sempre delle scatole molto, molto carine. Questa ad esempio è una box precedente. È arancio, questa è un'altra box che era dedicata a tutti i colori del mondo, infatti a tutti i prodotti del mondo, infatti c'è una sorta di mappa mondo, la box del mese scorso mi sembra che era questa ed era viola, insomma ripeto, ogni mese arriva una scatola che ha dei colori diversi. Ritornando alla box di questo mese, la apriamo insieme, tolgo il coperchio e vi faccio vedere come arriva. Dentro la box, all'interno della box c'è sempre una frase. Questo mese ad esempio c'è scritto At Christmas all roads lead home. A Natale tutte le strade portano a casa. Quindi una box, una frase carina. Questa è la box, c'è un libricino che voi vedete dove ci sono le spiegazioni dei prodotti. Insieme alla box tutti i mesi arriva una copia del giornale, del magazine Elle. Questo mese abbiamo copertina Katie Holmes. È un giornale abbastanza famoso, di moda, scritto in inglese perché, ripeto, la box arriva dal negozio di Look Fantastic inglese. È chiaramente la classica rivista di moda, fotografie e quant'altro. Insomma, è molto carina, è bella da sfogliare, se si parla l'inglese ci sono anche degli articoli interessanti, ma comunque fondamentalmente parla di moda e tantissima pubblicità. Proseguiamo. Allora, la box arriva così, sempre con questa velina sigillata, e togliendo il sigillo della box vediamo insieme che cosa contiene questo mese. Ecco qui, questi sono i prodotti, se sono contenuti 6 prodotti ogni mese che, come ho detto prima, possono essere di cosmetica, trucco, prodotti per il viso. Vediamo insieme uno a uno tutti i vari prodotti contenuti. Io mi aiuto con il famoso libricino che vi dicevo prima, in cui vengono date delle spiegazioni, delle indicazioni sui prodotti che sono contenuti all'interno della box. Siamo dal primo prodotto, Real Chemistry Luminous 3 Minute Peel, quindi è una maschera peel off, credo, quindi che va a illuminare la pelle. Infatti dice per una pelle istantaneamente morbida e luminosa. Ho letto velocemente, ho stoppato e letto velocemente le indicazioni sul tubettino. Praticamente dice che non è una maschera vera e propria, quindi non va stesa e lasciata sulla pelle, ma va stesa, ad esempio tipo mezzo viso alla volta o comunque una parte del viso alla volta, stesa e massaggiata, e il prodotto velocemente cambierà la sua consistenza. Da gel inizierà a cambiare consistenza, quindi diventerà, qui dice proprio a pezzettini. Consigliano di metterla su pelle bagnata, di massaggiare questo gel e si sentirà proprio il cambiamento di consistenza della pelle. Si massaggia per qualche minuto e poi chiaramente si
si porta via. Dice di, dopo aver rimosso la parte, si consiglia di fare la seconda parte del viso, quindi non va tenuta a lungo sul viso come una maschera normale, ma è una maschera che va stesa e massaggiata per qualche minuto fino a cambiare la consistenza e poi eliminata. È carino, interessante. Il valore di questo prodotto è di 19,98 sterline, ammazza, e quindi è abbastanza costosa, diciamo che io la valuterei intorno ai 20-22 euro. E sono circa 20 ml di prodotto. Poi andiamo su un prodotto di make up, un eyeliner della Aieco, è un eyeliner nero. Il valore di questo eyeliner è di circa 9 sterline, 9 pounds, quindi anche questo lo orienterei intorno ai 10-11 euro. È una mini taglia, che così infatti è una travel size, e la cosa particolare che viene evidenziata qui sul libricino è che contiene dei peptidi che aiutano, cioè un trademark, quindi un marchio. Ecco qui un pennino. Non è un pennino in feltro, ma vedo anche un pennino proprio a setole. Ecco qui, è un bel nero. Come dicevo, viene evidenziato che questo prodotto ha un marchio registrato, ha un trademark che si chiama Wild Lash, che praticamente contiene dei peptidi che aiutano nella crescita delle ciglia, quindi chiaramente si consiglia di metterlo vicino all'attaccatura delle ciglia, che questi peptidi lavorano e promettono un rinfoltimento e allungamento delle ciglia. Proseguiamo con il terzo prodotto. Questo mese abbiamo trovato ciglia finte, la marca è la Ailur. Come descrizione vengono definite light and wispy, quindi sono delle ciglia, diciamo, abbastanza naturali, non sono molto folte, e sono riusabili 5 volte. Ed è inclusa, non so se si riesce a vedere, una piccola confezione di colla per attaccarle. Io devo essere sincera, non ho mai usato questa marca, però sembra abbastanza conosciuta. Il valore di queste ciglia finte è di 5 pounds. Quindi siamo intorno ai 6 euro, diciamo il costo medio di un paio di ciglia di buona qualità. Proseguiamo con un prodotto della Bumble, vediamo se si riesce a mettere a fuoco. Bumble and Bumble è un primer per capelli, primer protettivo per capelli, che protegge i capelli dai raggi ultravioletti. È anche un protettivo termico, quindi si mette prima dello styling dei capelli, protegge i capelli ad esempio prima della piastra, per chi usa a farla. Carino da provare, ripeto, a me piace la Beauty Box proprio ecco perché ci sono dei prodottini che magari io sinceramente è probabile che non comprerei mai, però in questo caso ho l'occasione di provarli ad un prezzo molto conveniente, perché ripeto, a me costa questa Beauty Box, comprese anche la spedizione, 15,50 euro, e il valore medio oscilla intorno ai 50-60 euro. Sono arrivate delle edizioni dove c'erano dei prodotti che il valore equivalente superava soltanto un prodotto anche i 100 euro. Mi ricordo di una box che era arrivata
qualche mese fa, dove c'era un siero per il viso pazzesco in taglia full size che veniva venduto sul sito di Look Fantastic a circa 110 euro. E noi, tutti quelli che avevano abbonamento alla box, l'abbiamo praticamente avuto a un costo irrisorio, ripeto, 15,50 euro, 17, 18, massimo 20 per tutti e sei i prodotti. Ok, proseguiamo, ne abbiamo ancora due, è rimasta una crema e un prodotto trucco make-up. Questa è una mini taglia, sono 10 ml ed è del marchio, non riesco a farvelo vedere, Pry. Sono 10 ml, quindi ripeto, è una piccola taglia. Si chiama Platinum Firm and Lift Cream, quindi è una crema anti-age, abbastanza famoso come marchio. Il valore di questa di questo prodotto è di 9 pounds, quindi siamo anche in questo caso intorno ai 11 euro circa, forse 11-12 euro circa. È chiaramente una crema anti-age, si parla quindi di firm and lift, quindi avrà sicuramente un effetto di compattezza e liftaggio, quindi di attenuazione delle piccole rughe della pelle. Vediamo un po' che cosa dice. Infuso, allora parla di una crema idratante, ricca di antiossidanti, anti-age, idrata intensamente la pelle e difende contro i radicali liberi. Dona un aspetto morbido e giovane e un aspetto più fresco. Chiaramente si applica mattina e sera sul viso pulito. Questo mi incuriosisce tantissimo perché non ho mai provato un prodotto della Pry, la conosco, ripeto, è molto famosa, però non la conosco. Per ultimo, siamo arrivati all'ultimo prodotto, c'è una palettina della Sleek, è una marca inglese che produce trucco. Non è particolarmente costosa, diciamo, la possiamo paragonare ad una nostra Debora, Pupa, cioè non stiamo parlando di un marchio di lusso, ma comunque è una palettina full size, si chiama Eye Divine Mineral Base Eyeshadow Palette, quindi è una palette di ombretti che contengono delle polveri minerali. Come colorazione mi sembra abbastanza naturale. Possiamo provare ad aprirla. No, ce l'ho fatta abbastanza velocemente. Design molto semplice, compatto. Allora, c'è un foglio d'acetato con il nome di tutti gli ombrettini. Poi c'è un pennellino, più che un pennellino, un applicatore di quelli in spugna. Io sinceramente non li uso molto, generalmente li lascio andare via. C'è uno specchio, evito magari di accecarvi. Cosa possiamo mettere davanti? Eccolo qua. Eccolo qua, e questi sono i colori, quindi è una palette molto, molto naturale, carina, mi piace. Sono in parte opachi e ce n'è qualcuno shimmer, tipo questo, non so se si vede il riflesso, è metallico, anche questo ha qualche riflesso e anche questo qui in alto, però la maggior parte sono matte. E sinceramente sono contenta perché ultimamente le palette stanno diventando un tripudio di shimmer e per carità piacciono anche a me gli ombretti shimmer, però non si può vivere di solo shimmer perché io sono ancora una di quelle che ha
la concezione del trucco abbastanza tranquilla, e utilizzo magari un ombretto illuminante, il resto del trucco molto spesso lo faccio opaco. Questa è una palette che ha un valore di 8 pounds e 99, diciamo 9 pounds, anche questa siamo intorno quindi ad un valore di circa 11 euro. La colorazione di questa palette so che poteva essere diversa a secondo delle box. Questa qui si chiama Au Naturel 601, infatti ripeto, i colori erano abbastanza basici e naturali. Siamo quindi arrivati alla fine. Mi sembra anche questo mese una bella palette. Il valore siamo sicuramente oltre i 60 euro, perché sono 10, 20, 30, sto facendo proprio all'ingrosso, 30, 35, 45, qui siamo già intorno ai 50 euro, più questa che era intorno ai 20, 25, 20, 22 euro, siamo intorno a circa il valore di questa box e quindi intorno ai 70 euro. Sono sinceramente abbastanza contenta, anche questo mese è una bella box. Se anche voi siete abbonati a qualche box o qualcosa del genere, fatemelo sapere. Io sono sempre alla ricerca di nuove iniziative. Se anche voi conoscete Look Fantastic, siete abbonati, se avete ricevuto gli stessi miei prodotti, fatemi sapere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!